Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il trinciatore di carta. Nuova pistola, ottenibile tramite gli incarichi Gioioso e Felice Riscatto, questo super trinciatore di carta è una pistola a divertimento festivo, una pistola che impiega cartucce e pallottole per lanciare un aeroplano di carta che plana lentamente e danneggia i nemici all'interno di un raggio moderato quando esplode. Quindi all'apparenza quest'arma davvero molto molto bella a parer mio, anche se purtroppo conta più di un difetto. Ma prima di parlare dell'arma in sé andiamo a vedere come ho percato l'arma. Allora, una velocità di ricarica, un livello critico, elemento fisico e 44% danni, 135% danni critici e altri 135% danni critici. Questa pistola in sé infligge tormento, quindi causa danni da tormento per 6 secondi. In sé quest'arma mi ricorda molto l'Araldo della Libertà e comunque causando queste piccole esplosioni che appunto infliggeranno danno ad aria, mi sento di paragonarla a quell'arma, con la sola differenza che appunto, essendo un'arma nuova questa, è possibile metterli due perk di danno critico. E sì, la differenza si nota rispetto all'Araldo della Libertà, ma la differenza sta appunto come spara questa pistola. Spara innanzitutto cartucce per il pompa, ne sprecherà 4 alla volta e sparerà proprio questo piccolo aeroplano che esploderà a primo impatto, che essenzialmente andrà un po' per i cazzi. Sarà difficile infatti colpire takers o comunque zombie abbastanza veloci. Inutile dirvi che usarla da lontano è molto molto svantaggioso, sia perché comunque l'aeroplanino va per i fatti suoi, ma sia perché quest'arma comunque non ha una gittata così lunga. Comunque questa rivisitazione dell'Araldo presenta appunto questo piccolo difetto, dove non riusciremo magari a mirare al 100% tutti gli zombie. Ma non è per colpa nostra raga, è proprio colpa del proiettile che proprio va per i fatti suoi. Per questo mi sento di consigliarvelo comunque da distanza molto ravvicinata, quasi come se fosse un'arma appunto da mischia, come se fosse un lanciarazzi, come se fosse un'arma comunque da usare sotto i nostri piedi, no? Perché essenzialmente se usata così diciamo che sarà molto più difficile smirare. Oddio, il proiettile esploderà sempre, quindi non smireremo proprio. Però comunque dopo che avrete fatto un po' di abitudine sarà abbastanza semplice mirare in mezzo ai gruppetti di zombie. Comunque parliamo un attimo della build. La build con Beetle Just Ranger, ovviamente col vantaggio squadra del Totalmente Rock, in modo da incrementare il mio livello critico. Ah sì, su quest'arma potete mettere due livelli critici e togliere la velocità di ricarica. Però, come potete vedere, la velocità di ricarica su quest'arma mi sembra parecchio fondamentale, sia perché comunque noi andremo a utilizzarla da distanza medio ravvicinata, sia perché appunto fallirà così tanti colpi che una velocità di ricarica ci darà modo di spammare appunto il colpo successivo più velocemente. Comunque, come vi dicevo prima, appunto il caricatore dell'arma è di soli 4 colpi e questi 4 colpi verranno sprecati tutti quanti in un solo colpo. Quindi abbiamo Beetle Just Ranger come primario, vantaggio squadra è Totalmente Rock e ovviamente due eroi musicali che mi vanno ad attivare il vantaggio. E poi semplicemente la solita build sulle pistole, che ormai abbiamo visto così tante volte, che eccola qui: colpo della cintola, 6 colpi quindi calamity e lampo di gloria. Dunque raga, detto questo video sappiate che era comunque a solo scopo dimostrativo. Non voglio incitarvi a potenziarvi un'arma che poi vi pentirete di aver potenziato, anche se però comunque devo ammettere che è molto molto divertente utilizzarla. Ovviamente non possiamo dargli utilità in zona endgame, però per quanto riguarda questo piccolo aeroplanino, se vi piace l'effetto, se vi piace la pistola, sappiate che è una vostra scelta. Io come al solito raga vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Vi ricordo che la mia pistola era in fisico, quindi anche se ogni tanto vedrete che fa qualche danno in meno agli smasher, è ovviamente perché sono elementali, e la testo anche in questa maniera. Comunque contro gli smasher fisici si è dimostrata anche abbastanza promettente. Io come al solito vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Noi ci vediamo domani. Bella bella.